Contaminazione, quindi contaminiamoci, ricordatevi, eh? Ma facciamo un'altra canzone allora, facciamo una canzone, questa è poco complicata, dovete cantare insieme a noi, però ce la potete fare. Io dico, Cesarenella, Tareva, Tareva, e voi dovete rispondere, Tareva. Facciamo una prova tecnica, i ragazzi di qua lo sanno. Cesarenella, Tareva, Tareva. L'energia è buona, però state ancora un po' che non avete pigliato un caffè. Allora, per farla proprio bene, dovete fare con la mano dietro la testa, così. E poi fate, così andate proprio a tempo. Andate dove mi pare!
Dobbiamo cercare di informarci, di capire, di fare qualcosa in primis noi come cittadini per cambiare la situazione. Saremo oggi alle 18 presso il Cinema Bertoni con un convegno dove interverranno varie associazioni battipagliesi, ci sarà Legambiente, ci sarà l'oncologo Marfella, ci sarà l'ideatore dei manichini e ci saranno le proposte delle associazioni che si impegnano sul territorio per fare qualcosa per cambiarlo. Ci mancate voi e le vostre proposte concrete. Grazie, ci vediamo oggi alle 18, Teatro Bertoni. Siamo Giovanni Grozzi, sono un artista di San Cipriano d'Aversa e sono l'artista che si è inventato l'idea dei manichini e che insieme all'associazione Work in Progress e l'associazione ABC siamo andati a costruire. Questi manichini ne sono 150 e ognuno ha una macchia nera che fa vedere e che rappresenta il tumore. Il tumore è una cosa che ci sta affliggendo, che però dall'indifferenza delle persone e delle istituzioni sembra quasi che sia un problema che non esiste. Ed ecco perché abbiamo voluto creare questi manichini e li abbiamo voluto portare fuori l'abitazione delle persone, per poter sensibilizzare e mettere a conoscenza le persone di un problema che realmente sta diventando molto molto grave. E che se continuiamo per questa strada diventerà sempre peggio, anche perché le falde acquifere sono inquinate, una parte delle falde acquifere sono inquinate e questo ci arriva, e l'acqua ci arriva nelle case, arriva nelle campagne. Abbiamo bisogno di una seria politica per la vita. E di quest'opera, cioè i manichini, non è la prima volta che li esponiamo, la prima volta sono stati esposti a San Cipriano d'Aversa, Casal di Vinci per Casa Pasenna, perché abbiamo ritenuto giusto che era così partire dalla parte più incatenata del sistema, da dove è partito. E da San Cipriano e Casal di Principe siamo passati ad Aversa, abbiamo fatto due esposizioni ad Aversa, poi siamo arrivati a Battipaglia e ora praticamente arriveremo a Casoria, a Frattomaggiore, a Caivano e stiamo cercando di arrivare a Roma, sia come manifestazione che una vera e propria installazione in una piazza di Roma. Poi arriveremo dovunque altro ce lo chiederanno. I manichini sono solo una parte del mio operato, perché in realtà il mio operato come artista è iniziato circa 15 anni fa, iniziando con delle sculture per creare una copertina di un CD musicale. Poi da allora in poi ho fatto diverse opere, tra cui alcune anche nei beni confiscati, ho fatto una mostra collettiva in Olanda e parecchie mostre nella Campania e qualcosa anche per il Lazio. Sono Andrea D'Onofrio dell'associazione Work in Progress di San Cipriano d'Aversa. Oggi siamo qui a Battipaglia con Giovanni Pirozzi per esporre le opere dei cosiddetti manichini malati di tumore. L'associazione Work in Progress da circa 8 mesi ha cominciato a lavorare in quest'ambito che è il problema ambientale e abbiamo cominciato con la realizzazione di questi manichini. Questi manichini non è la loro prima uscita, sono già comparsi in un sacco di luoghi. È la prima volta nella vecchia Albanova, che riguarda San Cipriano d'Aversa, Casal di Principe e Casa Pesenna. L'associazione Work in Progress è un'associazione culturale e lavora a 360 gradi su tutto il territorio. Siamo attualmente a San Cipriano d'Aversa, via Luigi Caterino, all'interno di un bene confiscato, dove a breve cominceranno i nostri corsi d'arte, musica e scultura. In base a tutto questo abbiamo l'idea la nostra idea come associazione è quella là di bonificare le menti delle persone. Lo Stato si deve occupare di bonificare il terreno, noi come associazione cominciamo a bonificare le menti delle persone. E oggi siamo qui per avere la nostra rivolta anche su questo territorio, per dire siamo presenti come associazione, come cittadini
e come persone che vogliono vivere. Ok, io sono Valeria del gruppo scout Gesci Battivaglia Primo e stiamo partecipando alla manifestazione Contaminazione Infettiamoci di Buone Idee, organizzato dal nostro gruppo in collaborazione con numerose altre associazioni battipagliesi. Perché abbiamo pensato a fare questo? Prima di tutto perché circa un anno fa abbiamo ritenuto fondamentale informarci su quali fossero i problemi ambientali del nostro territorio. Abbiamo cercato di guardarci intorno, di capire meglio, ci siamo confrontati con degli esperti e quest'estate abbiamo partecipato ad un campo di libera che ci ha fatto prendere maggiore consapevolezza. Da ciò è nata l'idea di questa manifestazione, che si è strutturata in due giornate. La prima giornata con dei laboratori interattivi soprattutto dedicati ai ragazzi, ai bambini. Laboratori perché ognuno di noi potesse capire come dal piccolo si può dare un proprio contributo concreto. In secondo luogo abbiamo avuto il convegno, e in convegno perché? Per cercare sì di informare la popolazione, di stimolare i cittadini a ricercare e a capire sempre di più quali fossero i nostri problemi, al fine di conoscerli e di sentirsi coinvolti, di sentirsi cittadini attivi e capire che cosa si potesse fare insieme per cambiare le cose. Insieme perché è l'unico modo per cercare di fare qualcosa di concreto. Non dobbiamo agire singolarmente ma nella collettività. Contaminarci perché attraverso la diversità di ognuno di noi, attraverso le diverse realtà associative, possiamo ripartire e riscattare il nostro territorio. Le associazioni coinvolte sono state Maria Rosa, Civicamente, Lega Ambiente, La Murga, Back to Life di Radio Bonzo, ci sono state le Sette Bocche che ci hanno dato una mano in piazza, Work in Progress con Giovanni Pirozzi che ha portato i manichini. Vuoi aggiungere qualche cosa? No, non mi sembra di dimenticare niente, l'essenziale è appunto fare rete, decidere di agire tutti insieme, fare qualcosa per cercare di migliorare la situazione. Vabbè.